In questo video ti farò vedere come ottenere l'armatura del fuoco, la quale avrà la peculiarità di aggiungere alla fine della nostra combo un attacco fuoco se però saremo esposti ad alte temperature. Vi ricordo inoltre che io sono Ukanos e voglio ringraziare tutti coloro che mi lasciano sempre un bel pollicione e si iscrivono al canale. E se tu stai guardando questo video e ti sta piacendo, fammelo sapere almeno nei commenti. E se siete pronti, cominciamo! Il primo pezzo della nostra armatura la troveremo qui, nella grotta del lago Poplo, e quando saremo arrivati vedremo sulla sinistra due campeggiatori. Ignorateli ed entrate all'interno della grotta. Il nostro scopo sarà quello di continuare linea dritta finché non troveremo una stanza piena zeppa di bauli. Ed una volta arrivati utilizzate la vostra abilità ultramano per estrarre questo baule che vi sto facendo vedere. Ora apritelo e scoprirete che al suo interno si celavano i pantaloni del fuoco. Prima di passare al prossimo pezzo dell'armatura dovremo addentrarci nella città dei Goron che si trova esattamente qui. Giunti a destinazione andremo alla ricerca del negozio delle armature. Ed una volta trovato compreremo tutto il set ignifugo, quindi preparate 3300 rupie. Ora indossate l'armatura e saremo pronti per partire. Per continuare la nostra avventura dovremo dirigerci esattamente qui, nella grotta del fiume Grangor. E appena ci saremo addentrati ci imbatteremo con un mostro. One shottatelo con una freccia in bocca, senza pensarci. Dopodiché continueremo in linea dritta fino a trovare un lago di magma. Non dovrete fare altro che aspettare che passi la roccia, salirci sopra e passare dall'altra parte. Ora ripeteremo il passaggio per attraversare nuovamente e continueremo in linea dritta finché non troveremo un nuovo lago di magma. Questa volta però, quando la roccia sarà davanti a noi, utilizzeremo l'abilità Reverto, in modo da invertire il percorso della pietra e poter attraversare dall'altra parte. Ora se volete uccidete questo orrendo mostro, salite nel prossimo masso e lasciatevi trasportare dalla corrente. Ed una volta che avremo superato il tunnel di magma, sulla destra vedremo un'enorme voragine nella quale dovremo entrare. E quando saremo arrivati vedremo davanti a noi un baule che contiene al suo interno la veste del fuoco. Per l'ultimo pezzo dell'armatura dovrete dirigervi esattamente qui, nella grotta sud del gruppo Yunubo. Ora addentratevi all'interno della grotta e continuando in linea dritta troveremo due mostri sul soffitto. Distruggiamoli e poi continueremo verso quella pietra che sembra un buco di culo. Romperemo il muro e ci troveremo davanti un macchinario Zonau da costruire. Quindi metteremo le ruote, le ventole, l'idrante e siamo pronti ad attraversare il lago di magma. E quando sarete giunti dall'altra parte vedrete davanti a voi uno screen che contiene il copricapo del fuoco. Ed una volta che hai tutti questi pezzi non li indossi, quindi indossiamoli. E io a questo punto vi dico che è tutto da parte mia. Lasciami un bel pollicione ed iscriviti al canale per altri contenuti. Io sono Ukanos e alla prossima, ciao!